Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Moonsport07. Siamo qui con la top 10 dei difensori centrali di Serie A 2020-2021. Questa è una classifica, lo voglio dire esplicitamente. Praticamente mettete conto solamente l'ultimo anno calcistico, cioè solamente la Serie A stagione 2021, che sono stati i 10 più forti. Se teniamo in considerazione solamente, quindi solamente questa stagione, ragazzi. Ringrazio buon Antonio per le clip e noi partiamo subito. Decimo posizione la metto in compresenza. Molto probabilmente ve l'aspettavate più in alto. Assurdo pensare che solamente qualche anno fa Bonucci e Chiellini occupavano incontrastati almeno due delle prime tre posizioni in questa speciale classifica, dove più o meno gli davano fastidio Koulibaly, De Vrij, insomma, a volte Romagnoli, ma Romagnoli è sempre stato uno da top 5, non da top 3, ecco. Mentre Bonucci e Chiellini quest'anno finiscono in decima posizione, però in compresenza, perché ci sono stati nuovi difensori centrali che per me, per quanto riguarda quest'anno, sono più forti di loro. Chiellini probabilmente è più forte, però incide molto il fatto che ha fatto 17 presenze, perché tra i due, se devo scegliere chi fare, chi escludere in top 10, è proprio Bonucci, che comunque ha dato il suo apporto in zona gol, mentre Chiellini l'ha dato in zona assist. Nona posizione per Bastoni, ecco, evidentemente anche lui ve l'aspettavate più in alto, ma così come ogni difensore centrale, voi dite, ma come Bastoni sono nono? Se vedete quelli di dopo che dite, ma come, sono ottavo, sono settimo, eccetera, eccetera, direte praticamente la stessa cosa. Piccolo spoiler: per me, Bastoni è il peggiore dei tre difensori centrali, cioè non il peggiore, quello, diciamo che se proprio devo scegliere tra i tre. Quello che va più in basso in classifica è Bastoni. Comunque molto pesante il suo apporto in zona offensiva, bravissimo nel crossare, bravissimo ad impostare. Però per quanto riguarda la difesa, per me sapete che questo è l'ABC. Per me un difensore deve saper difendere, e lui in quanto a difesa è peggio di tutti gli altri 8 che ho messo sopra lui. Ottava posizione appunto per Acerbi. Ecco, ora parte 2. Ma come, Acerbi solo ottavo, ragazzi? Non è colpa mia se quest'anno i difensori centrali sono andati fortissimi a go-go. Per lui poco apporto in zona offensiva, comunque con un assist, però comunque c'è da dire che quando Acerbi ha dato il meglio di sé è stato proprio praticamente coinciso con quando la Lazio ha fatto tutte quelle vittorie di fila, aveva fatto per un periodo a cavallo tra la seconda parte della prima metà di stagione e la prima metà della seconda parte di stagione, dove la Lazio aveva fatto 16 vittorie su 19. Acerbi era proprio lì il momento. Questo fa capire che quando gira Acerbi gira tutta la Lazio. Male invece Koulibaly, solo settimo. Sì, ragazzi, alla fine lui non dà apporto quest'anno in zona gol, e lui di solito è uno che 2-3 gol l'anno li fa sempre, però quest'anno è stato anche sovrastato dai problemi fisici. Però alla fine, ragazzi, 26 presenze li ha fatti. Non ci scordiamo che il Napoli aveva tante competizioni, aveva praticamente 4 competizioni il Napoli quest'anno, e quindi non era certamente facile. Quindi per lui 26 presenze, ricordo che le presenze che vedete sono quelle che sono in Serie A. Però ragazzi, non posso escludere Koulibaly, perché ragazzi, Koulibaly ha dato veramente una grandissima mano al Napoli, e per me è più forte di Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni che vi ho messo giù, anche se è stata la peggior stagione di Koulibaly degli ultimi 4 anni. Sesto Mancini, invece per Mancini questa è stata la stagione più alta per quanto riguarda il rendimento. Notevole soprattutto il suo apporto in zona offensiva, appunto per lui 33 presenze, lui è stato il difensore centrale più presente della Roma di quest'anno, anche perché la Roma tra Ibañez che non è eventualmente pronto, Smalling che è stato spesso in box per problemi fisici, addirittura hanno dotato Cristante difensore centrale, però Mancini ha dato veramente una grossissima mano, ha salvato la faccia alla Roma in più occasioni, dove comunque nulla ha evitato la Conference League, la Roma non ne aveva per andare nemmeno in Europa League quest'anno. Vedremo l'anno prossimo con Mourinho, però certamente Mancini saprà dare il suo benvenuto al tecnico portoghese. Davanti a lui ci arriva Romero. Ecco, Romero evidentemente non me l'aspettavate qui, ma sinceramente Romero forse l'avrei messo anche più in basso rispetto a difensori che forse posso dire che sono stati più forti di lui, magari come Acerbi. Però alla fine Romero, diciamo che ho visto qualche highlights, perché giustamente non è che vedo tutte le partite dell'Atalanta, io vedo quello della Juve, poi se riesco vedo le altre, però insomma delle altre preferisco vedere più gli highlights. Romero è stato eletto il miglior difensore centrale della Serie A. Ecco, per me non è il difensore centrale più forte della Serie A, però non è nemmeno tra gli ultimi della top 10, quindi per me un piazzamento medio in quinta posizione penso che ci possa stare. Due gol e due assist, ma soprattutto tanta tanta aggressività, non si prende mai paura di niente praticamente. Cagliari invece ci finisce in quarta posizione, poco apporto in zona offensiva, non è neanche sempre presente, 28 presenze su 38.
Però ragazzi, Kier o Kier, non so come si pronuncia effettivamente, perché alcuni dicono Kier, alcuni dicono Kier, è stato veramente importante. Voi sapete, questa è la top 10 difensori centrali, quindi la prima cosa che deve fare un difensore centrale è saper difendere. Poi è un bonus quello che sa impostare, è un bonus quello che sa tirare di testa, è un bonus quello che sa crossare, eccetera, eccetera. Però insomma, Kier ha salvato veramente la difesa del Milan quest'anno. Poi ogni tanto si perdeva l'uomo, ma se devo scegliere il difensore centrale che più ha aiutato il Milan quest'anno è Kier, che finisce di obbligo in quarta posizione, perché soprattutto la prima parte di stagione è stata mostruosa, mostruosa invece tutta, e sottolineo tutta, la stagione di Milan Skriniar. Si è un po' riscattato rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno non aveva avuto proprio un good feeling, diciamo così, con Conte, però quest'anno, oltre un grandissimo apporto in zona offensiva che contraddistingue spesso Milan Skriniar, 32 presenze e 3 gol per lui quest'anno. È stato più bravo anche nell'impostare, nel sapersi spostare a terzino quando l'azione lo richiedeva. Quindi quest'anno uno Skriniar più pronto, sicuramente migliore rispetto allo scorso anno, e per questo è terzo in questa classifica. Secondo invece ci finisce davanti a lui il suo connazionale, no, che connazionale, sto paio di cazzi, il suo connazionale, no, è Dolo questo connazionale, il suo compagno di squadra Stefan De Vrij. Per lui 32 presenze e un gol, anche se non sembra, ha dato un notevole apporto alla manovra dell'Inter, a ciò che chiedeva Conte. Lui fa esattamente ciò che Conte gli richiede: ferma l'uomo, imposta centralmente, detta i ritmi alla difesa. L'ha fatto tutto veramente alla perfezione. Però c'è da dire che io lo vedo un po' limitato, sinceramente. Un giocatore sicuramente straordinario, ma non ti fa mai quell'intervento difensivo che tu dici: oh cazzo, ma che diamine ha salvato ora De Vrij. Te lo fa magari 3-4 volte in un anno, ma non 3-4 volte a partita, ragazzi. Forse sembrerò di parte, perché sei juventino, probabilmente chi vede giocare tutte le domeniche De Vrij è diverso da chi vede giocare tutte le domeniche De Ligt. Ma fidatevi che, ragazzi, De Ligt ha l'uomo davanti, si butta da dietro in scivolata, rischiando più volte il calcio di rigore. E quest'anno rigori a sfavore della Juventus per colpa di De Ligt, praticamente ne abbiamo presi solamente uno, ragazzi. Per lui 27 presenze, un gol e un assist, salva la faccia a una Juventus che quest'anno non aveva organizzazione difensiva. Una cosa veramente incredibile: nella seconda parte della stagione, come la Juve subiva minimo un gol a partita. E andatevi a vedere le statistiche, perché se vedete i gol subiti con De Ligt in campo e i gol subiti senza De Ligt, la media gol subiti a partita cambia radicalmente, ragazzi. Per questo De Ligt è il primo in questa classifica. Fatemi sapere se siete d'accordo, ma io non riesco a non mettere primo Matthijs De Ligt, ragazzi. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, vi invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!